Amici di Monitorando, questa puntata la facciamo a Porto Torres, esattamente in Piazza Garibaldi, per Master Cuoco. Ma per saperne di più, ci rivediamo dopo la sigla. Sigla! Ecco amici, ben rientrati dalla sigla. Come detto in presigla, ci troviamo qui al Piazza Garibaldi a Porto Torres per parlare di gastronomia, una gara che si svolgerà tra dilettanti ma di alto livello. Andiamo nel frattempo a conoscere artisti e protagonisti di questa nostra serata. In compagnia di Massimiliano Ciria, che ha organizzato questo evento, siamo in terza tappa. Eh sì, siamo arrivati già alla terza tappa con grande successo e grande entusiasmo dei partecipanti. Master Cuoco, abbiamo fatto una versione più casalinga del Master Chef, tanto di cappello, che vediamo in TV tutti i santi giorni. Funziona bene, abbiamo organizzato 5 tappe. Queste 5 tappe, appunto, come dicevi tu, siamo alla terza. Ogni tappa un concorrente vincerà la tappa, dove ogni concorrente che vincerà ogni tappa poi andrà alla finalissima, che sarà in data da decidere. Come nasce questa iniziativa e perché? Ma perché ormai la cucina piace, quindi abbiamo messo il nostro ristorante, la nostra cucina a disposizione di tutti quelli che vogliono partecipare. La manifestazione è assolutamente gratuita, non si paga niente per partecipare. E chi vuol partecipare come spettatore viene qua, si mangia una pizza, quello che vuole, come ha sempre fatto, e si vede la serata e partecipa alla serata da spettatore. Oggi ad esempio quanti sono i concorrenti che parteciperanno a questa gara? Anche oggi sono 5, come tutte le tappe, e uno solo dei 5 appunto andrà poi alla finalissima. Qual è il menù previsto? Menù previsto, anche oggi facciamo un primo piatto a base di pasta, comunque un primo piatto, perché i tempi devono essere abbastanza brevi, perché essendo 5 concorrenti, quindi dobbiamo avere il tempo nella serata, che parte dalle 21 sino alle 23, appunto, di far esibire tutti e 5 concorrenti. Allora andiamo a conoscere i concorrenti, i partecipanti. Va bene, a dopo, buon proseguimento, buon lavoro. Allora, ci troviamo qua al tavolo della giuria per questa terza tappa di Master Cuoco, questa bella iniziativa sfoderata da Massimiliano Ciria qui a Piazza Garibaldi. Intanto, in base a che cosa darete il vostro giudizio? Ma io sono stato invitato oggi, sicuramente diamo il giudizio dai piatti che vengono fatti in cucina, la presentazione del piatto. E anche il gusto è tutto quello che bisogna dare del piatto. Ma si tiene in considerazione che comunque questi ragazzi non sono dei professionisti, ma sono dei dilettanti. Ma devono essere bravi ugualmente. Quindi in tutti i casi devono presentare un piatto vendibile in un ristorante. Esatto, cioè un piatto ben fatto lo stesso. Lo ricordiamo, lui è Vito del ristorante di Sennori, poi abbiamo ancora un suo collaboratore che è super partes, niente di... non posso esprimermi in questi... perché loro sono professionisti, io d'altra parte sono un ospite. Ah, ho capito, ma e chi è che comanda qua come giuria? Allora, sono in compagnia della signora Marisa. Marisa, che in questo Marisa ruolo Zai, ha, sì. È un ruolo di giurata. Di giudice, sì. In qualità, insomma, insieme a Mauro siamo i titolari di una società di catering, Gran Galà. E già noi siamo alla terza serata in qualità di giudici. Ed è molto molto carino. Ecco, quindi anche a voi chiedo, in base a che cosa darete il vostro giudizio? Allora, è opinabile questa cosa oppure c'è proprio una legge della cucina? Certo, è chiaro che sono dilettanti, per cui siamo anche abbastanza buoni con loro, però comunque noi giudichiamo sulla base della scelta degli ingredienti e la preparazione dei piatti e anche un po' della presentazione che loro fanno, che fanno con molto impegno. Ricordiamo il nome e cognome? Eloy Mauro. Ecco, allora, il menù di quest'oggi sarà a base di? Allora, no, non c'è un vero e proprio menù. I ragazzi e le ragazze, in questo caso, prepareranno un primo piatto che verrà giudicato con un punteggio dai 50 ai 100 punti. E nel frattempo della rotazione dei piatti verranno fatte delle prove manuali qua davanti al pubblico e giudicheremo, insomma, chi è più portato per quest'arte. Okay.
Ma poi alla fine di tutto, quando ci sarà una finale, un premio finale? Allora, praticamente sono 5 giornate con 5 concorrenti. I vincitori di tutte e 5 le puntate faranno una finalissima, sempre qua. Probabilmente sarà il Dolce che concluderà le serate. Ma che cosa accadrà a questi ragazzi? Avranno una possibilità di carriera oppure no? Oppure torneranno a casa felici e contenti con la testata? Ragazzi non sono tanto ragazzi, nel senso che ci sono persone di tutta l'età. Niente, è più che altro per un divertimento o anche una passione. Diciamo che loro vengono più che altro per divertirsi e per far divertire comunque il pubblico. Bene, allora buon lavoro e ci incontreremo durante questa terza tappa. Allora seguitemi ancora per questa terza tappa e andiamo a conoscere i veri protagonisti di questa gara, che ritroveremo in cucina. Venite con me. Allora, sono in compagnia di uno dei concorrenti che si chiama? Giulio. Quest'oggi Giulio presenterà che cosa a questo pubblico? Un primo piatto, naturalmente. Questo è di gara. Ah, vuoi sapere che cosa? Esatto. Tanto ormai questo andrà in onda dopo che sarà successo, perfetto. Non andiamo a influenzare nessuno. Sì, ok. Allora, io ho preparato praticamente degli gnocchi di patate che ho fatto io. Anche la pasta? Sì, gli gnocchi di patate me li ho costruiti io praticamente. E praticamente li farò con dei funghi porcini seri, naturalmente, quindi degli gnocchi di patate ai funghi porcini. Questa cosa mi stuzzica un po'. Dovrebbe essere abbastanza. Come mai la voglio fare questo tipo di gara? Questo tipo di... Ma niente, io diciamo che c'ho mia moglie che è molto brava in cucina, per cui di conseguenza vedo, ammiro e mangio. E vedendo sei meglio di me, che comunque, cioè, ti vanno con lo zoppo di te. Bravo. E poi niente, mia moglie non ha voluto partecipare perché insomma è un po' vergognoso, che e io comunque, capendone qualcosa, ma giusto da profano, non è che sono, vedo come si cucina, mi piace mangiare e quindi niente, ci proviamo. Quindi tu dovrai preparare per quante persone? Ma praticamente dovremo preparare un piatto che dovrà assaggiare tutta la giuria, quindi penso che siano 4-5 persone. Poi giustamente le quantità, se c'è qualcosina in più, si passa in sala quello che rimane a qualche ospite. Bene, allora andiamo, ci salutiamo e ci incontriamo dopo in cucina mentre state lavorando. Ok, ai a fornelli. Dopo. Ok, ciao. Manamana. 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 Eccoci qua in compagnia di un altro concorrente di questa terza tappa di Master Cuoco qui in Piazza Garibaldi, in compagnia di Denise, che stasera preparerà, lo possiamo dire, risotto, gamberoni e verdura. Come nasce l'idea di partecipare a questa partita? Colpa di Elena, che mi ha iscritto lei. Quindi tu non volevi l'ignara di tutto ciò? No, perché sono un po' vergognosa. Vabbè, ci vuoi raccontare un pochettino come sarà la tua ricetta, come sarà composta? Composto da gamberoni, riso, verdura. Quando lo vedete e assaggiate lo sapete. E allora va, buon lavoro. Noi continuiamo a seguire, cercheremo di conoscere, che mi fa il faccione, e cercheremo di conoscere nuovi artisti e protagonisti, che eccolo lì, vedi, andiamo in presa in diretta, siamo in compagnia di Bernardino Gentileschi, di Camaglione. Un cognome importante, insomma. Ma speriamo, dai. Provincia di Lucca, Camaiore. Siamo qui a lavorare a un cantiere navale, a fare gli impianti elettrici e niente, così la cucina mi appassiona, così a livello a casa, con amici, ci piace farla, ecco. Chi ti ha coinvolto per questo? Vabbè, ho visto il cartello Master Chef e allora mi sono, diciamo, candidato a questa gara, chiamiamola così, ecco, che poi... Pensa sia un divertimento, cioè. Se sempre perderai non avrai una divisione. No, cioè, ci mancherebbe, ora non ho queste pretese, assolutamente. Però si gioca sempre per vincere, questo è vero. Possiamo e per partecipare. Possiamo raccontare per chi ci guarda che cosa preparerai come stasera? Ma ecco, preparo il piatto che si chiama spaghetti alla continentale, perché la cosa strana è che quando sono venuto qui in Sardegna per la prima volta, che è la prima volta che mi. Sento dire, voi siete continentali, io non l'avevo mai sentita questa cosa, allora mi è venuto così in mente di preparare questi spaghetti alla continentale che sono con radicchio rosso e poi ci mettiamo un po' di zucchine, capperi e olive nere. Boh,
che dire, speriamo che insomma piaccia alla giuria, ecco. Incrociamo le dita e andiamo. Incrociamo la giuria e in bocca al lupo a me stesso e agli altri, ovviamente. Ancora in compagnia di una concorrente, Speranza. Speranza. Che per questa gara ha preparato che cosa? Fettuccine, scampi e carciofi. Come nasce la voglia e l'idea di partecipare a questo concorso, a questa gara? Ma ho giusto sentito l'annuncio sulla radio e dopodiché ho deciso di partecipare giusto per gioco, niente di più. Ti sei portato un pubblico folto? No, nessuno, sono sola. Nessuno è venuto ad applaudirti? Nessuno viene ad applaudirmi. Ma vogliamo raccontare la tua ricetta? Niente, delle fettuccine fatte in casa con l'uovo e dopodiché scampi freschi e carciofi. Naturalmente le fettuccine fatte rigorosamente da te? Sì, sono state fatte da me, sì. Ci vedremo dopo in cucina per vedervi all'opera, okay. Mentre lavorate. Va bene, grazie. Manamana. 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 Il nostro viaggio continua qui in Piazza Garibaldi, ancora in compagnia di un altro concorrente, Salvatore, che per l'occasione ha preparato che cosa? Granchi, spaghetti ai granchi. Spaghetti ai granchi. Pelosi. Nella vita che fai? L'artigiano. Ecco, raccontiamo un pochettino il tuo piatto, come viene composto, come viene preparato. Caspita. Allora ci vogliono le cipolle tagliate sottili, poi ci vogliono i granchi, però i granchi vanno messi prima nel freezer, in modo che poi li pulisci, levi il guscio e tutto il liquido, il coso del granchio, insomma la polpa rimane bella compatta, in modo che di solito quando si usa la pasta a fare i granchi, si prendono i granchi vivi, ma quando poi vivi da fastidio. Quando li tagli tutto il sughetto dei granchi va a finire sul tagliere e dentro la padella, dentro la pentola non ci va niente, allora invece così rimane tutto bello uniforme e va a finire tutto dentro la pentola. Poi ci va la sacca della seppia, che è una sacca marron che dà molto gusto di mare, poi i pacchino, pomodorini, ciliegini, del vino bianco, olio e peperoncino. E chi avrà l'onore di degustare queste delizie? Ma non so, io me l'ho fatto anche due giorni fa a casa, perciò non... A dare in bocca al lupo? No. A me mi hanno detto di fare giusto un assaggino, io ho portato 5 kg di spaghetti, penso che bastino. Va bene, cercheremo di assaggiarli noi. Si aggiudica la terza serata di Master Cuoco, Master Chef Sardegna, Dion Denis Doves, col risotto gamberi e carciofi. Siamo a conclusione di questa puntata, Mauro, com'è stata questa tappa? Questa è stata una tappa impegnativa perché il livello è salito, sembra che questa terza edizione abbia migliorato notevolmente le tecniche. Noi quando valutiamo un piatto valutiamo anche la tipologia dei prodotti che vengono utilizzati, in questo caso prodotti del territorio, quindi ci avviciniamo sempre al chilometro zero, al famoso chilometro zero. Ha vinto Denis perché il suo risotto era molto equilibrato. C'erano altri piatti interessanti come per esempio gli spaghetti pelosi, particolari perché anche il granchio peloso è un granchio autoctono proprio di Porto Torres, quindi era interessante, però è una questione di punti, infatti l'ha spuntata per pochissimi voti. Il livello, ripeto, è alto e quindi vediamo un po' in finale cosa succederà. Noi ringraziamo Mauro, tutta la giuria che ha capitanato questa terza tappa di Master Cuoco e l'appuntamento con voi, se volete, rimandato alla prossima settimana. Ciao a tutti. Arrivederci.